Ciao ragazzi, io sono Red e oggi parliamo di un fucile che sta spopolando, diciamo, l'Alpha Proline E210 e il suo fratellino più piccolo, l'Alpha Proline. Let's go! Bene, come detto, questo è un Alpha Proline E210 della Lancer Tactical, compagnia americana che ultimamente sta spopolando, cicciando fuori anche dei fucili che stanno riscontrando un ottimo rapporto qualità-prezzo e delle ottime vendite appunto sul mercato. Caratteristica ormai iconica di questa serie di fucili è sicuramente che, oltre al vano caricatore normale da M4, è possibile disporre tra l'attaccatura del calcio e l'impugnatura di un secondo caricatore con un suo vano apposito. Ovviamente nel secondo vano caricatori possono essere incastrati tutti i caricatori da M4, quindi sia questi qui che sono nani, omae wa mou shindeiru, che la versione ovviamente monofilare più lunga, eccetera eccetera. L'altra parentesi che vi faccio è che vi saranno dati ovviamente due caricatori in dotazione col fucile, sono entrambi monofilari, sempre della Lancer Tactical, e sono veramente molto fichi. Il body del fucile è in metallo con incisione al laser come questa qua, molto figa, della Lancer Tactical. E piccolo tocco di classe, devo dire, il design in California, che ci sta veramente molto molto bene. Gli ingranaggi sono in acciaio e provvisto di delayer. Le boccole, anche quelle, sono in acciaio da 8 mm. Il pistone interno è con denti in metallo. Il cilindro è anodizzato. Monta un motore high speed da 25 kW. È inoltre provvisto di cambio molla rapido QSC. L'altra cosa figa è che è provvisto di un interruttore elettronico fast trigger per air-off a risposta veloce. Le parti interne invece abbiamo una canna in ottone già di precisione, quindi già è montata una canna di precisione, molto figo, lavorata e lucidata a specchio da 6,03 mm e uno pop rotativo a 50 gradi in gomma. Per quanto riguarda invece le parti esterne, come detto, il corpo del fucile, la struttura è in metallo. Ci sono due tacche di mira, sia anteriore che posteriore, in polimero flip up. In polimero raramente le avevo viste, sono veramente molto fighe, soprattutto perché è un po' di questo polimero opaco molto ganzo. Lo stock è in fibra di nylon, il grip invece è in polimero, il RIS, come potete vedere, è un attacco M-lock flottante in alluminio in questo caso. Il calcio alfa invece è in nylon con ovviamente il nostro portacaricatore extra che vi dicevo prima. All'interno della scatola, come vi ho già detto, ci sono due caricatori da 120 colpi per mid cap, ovviamente monofilari, e il ball catch ovviamente è in metallo. Altra cosa che vi aggiungo è che il selettore di fuoco è estremamente ben fatto, scatta senza problemi e si blocca esattamente dove deve, senza avere nessun tipo di gioco. E il fucile ovviamente è provvisto delle solite tre modalità di fuoco, ovvero sicura, colpo singolo e raffica. Va bene, adesso che vi ho rotto le palle con tutti questi dati tecnici e cazzilli del fucile, possiamo passare alla prova di tiro. Let's go! Le batterie ovviamente si mettono all'interno del calcio. Per andarle a inserire basta premere questo tasto qui, che ci serve per regolare la lunghezza del calcio. Sfilandolo completamente riveliamo l'attacco per le batterie. Sono in un periodo della mia vita dove bestemmie mi dilettano. Una volta inserite le batterie vi basterà andare a ricoprire con il calcio, tirate sempre indietro il solito pirullo. È estremamente spazioso, non dovete infilarle completamente all'interno del tubo e il fucile è pronto per sparare. Non male! Va bene, adesso che avete visto come ci si mette dentro la batteria, passiamo alla prova di tiro. Apparentemente non ho un caricatore nel vano caricatore principale. Fortunatamente ne ho uno secondario giusto lì di fianco. Non avevo tirato sulle tacche di mira. Proviamo in raffica. Spara davvero, una velocità spaventosa questa affare. Bene, cedo la parola al mio collega per le conclusioni finali. Questo fucile è molto, molto, molto accattivante. Cioè, intanto il calcio è estremamente innovativo ed è qualcosa che non si era ancora visto. Permette tra l'altro, oltre ad essere figa il fatto che hai un caricatore extra lì, di ricaricare molto molto più rapidamente rispetto a un fucile normale. Il RIS della canna è incredibilmente leggero, è praticamente vuoto, però allo stesso tempo estremamente resistente, con degli attacchi M-Lock che permettono di customizzarlo come si vuole e con quello che si vuole. Le tacche di mira flip-up in polimero opaco sono qualcosa indescrivibile, a me veramente piacciono tantissimo e tra l'altro rendono il puntamento estremamente facile. Il fatto che siano presente sia grilletto fast trigger, quindi
sistema elettrico per sparare molto più velocemente integrato, quindi non è che vi dovete comprare il fucile e poi montarcelo sopra. Il fatto che ci sia una canna di precisione già montata, sapete, sono tutte piccole cose che però ti fanno risparmiare determinate cifre, soprattutto se ce le volete montare voi poi in seguito. E sono quindi accorgimenti che ci rendono e rendono in generale l'acquisto di questo prodotto sempre più, da un certo punto di vista, facile ma anche vantaggioso. Stessa cosa per il suo fratello più piccolo, che come differenza principale ha una canna ovviamente più corta, un wrist leggermente diverso, ma che mantiene tutte le caratteristiche del fratello più grande e si adatta quindi a situazioni in cui avete bisogno di un fucile estremamente compatto e facile da maneggiare. Bene, questo è tutto quello che ho da dirvi su questi due giocattolini. Se volete venirli a vedere dal vivo in negozio, siamo qui che vi aspettiamo. Se volete venire a vedere come funzionano, siamo sempre qui che vi aspettiamo. Se volete venire a infilare 250 caricatori diversi nel portacaricatori secondario per vedere se è vero quello che vi ho detto, siamo sempre qui che vi aspettiamo. Parlo così veloce che Eminem mi fa una pippa. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Stay angry! Tra l'altro va un altro caricatore. Questo io non riesco a gestire un discorso. Ma si vede. Sia diversa da quella a cui siamo abituati. È veramente scappellante. Che cazzo ti devo dire? Che interne e di funzionalità molto molto buone. Io mi domando e mi dico se tu devi parlare! Secondari due o tre volte, vedere quanti ce ne possono stare dentro. Sembra un porno. Bene, adesso che avete visto come spara questo piccolo bambino, perché? Non lo so.